Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento presso il Nome della Rosa. Questa sera il nostro ospite è Dimitri Ruggeri, che vi invito a salutare con un applauso. Conosceremo questa sera la sua complessa, di non facile definizione, personalità dal punto di vista artistico e culturale. E in aiuto ci verrà anche la voce della brava attrice Cristina Trifoni, che salutiamo. Giovane poeta e scrittore abruzzese, in realtà dedito a 360 gradi in quello che è l'ambito dell'arte e della letteratura. Ha già alle spalle numerose pubblicazioni con recensioni di importanti critici, attivo anche in rete attraverso dei portali dedicati proprio all'arte e alla creatività contemporanea. Attivo anche nel sociale, ultimamente cura anche un blog di tipo politico satirico. Quindi, come vedete, un uomo versatile. Ci diamo da fare. Che questa sera conosceremo però specificatamente attraverso quella che, secondo me, è la sua vena espressiva più autentica, che è quella della poesia, dell'arte poetica. E lo faremo attraverso due opere distinte, però in realtà in qualche modo collegate tra loro. Una si intitola Carne in levare, il cammino, una silloge di poesie da cui poi è stato tratto il film omonimo che vedremo. E l'altra invece è un'altra silloge poetica, si intitola Status d'amore, da cui Dimitri ha tratto invece un audiolibro pubblicato più di recente. L'opera principale che ha dato un po' l'input, tutto questo è stato quella che vedremo, che è Carne in levare, che nasce in realtà da un evento di poesia visiva attraverso la valorizzazione del territorio, cioè una mostra itinerante di testi poetici affissi all'interno di stanze disabitate, di un borgo disabitato, traendo però spunto dalla valorizzazione del territorio secondo anche una logica di turismo sostenibile. Durante questo evento Carne in levare, che poi rivedremo nel film, ripercorreremo proprio il tragitto che le persone vedevano. Carne in levare ci porta verso altre terre in realtà. È vero che nasce nel borgo, però io ho voluto portare anche il Medio Oriente in questo lavoro. Però infatti, non è tratta di una sorta di viaggio parallelo tra è un viaggio parallelo e proprio all'interno delle stanze, ogni stanza l'avevo diciamo allestita in un certo modo, prendendo le cose che c'erano lì buttate e abbandonate, e l'idea era proprio di mettere questi 100x70 secondo questa diciamo questo segno che rappresenta un po' il cammino. Qui c'era il testo e le persone interagivano proprio su quest'altra parte. Ho avuto molti spunti interessanti. Hai definito una presenza, è stato un evento scomodo, perché è un evento che, ma perché comunque spingeva la riflessione, io cerco, no? Sì. L'orientazione, il silenzio del borgo, quindi sì, cerco di uscire dal libro, nel senso noi questa sera stiamo presentando magari un libro, un lavoro, però il mio intento fino all'evento Carne in levare è quello non di presentare tanto, ma di rappresentare l'opera. Prima di vedere il video, i filmati, che troveremo i testi di Carne in levare, vorrei che Cristina ci offrisse una sua interpretazione di un suo testo, quindi per entrare direttamente nel vivo di questa tua parola poetica. Prego. Ancora la tua carne. Se improvvisamente ti coprisse il deserto, non ti cercherei più, mai più. Aspetterei 1000 anni per diventare pietra. Aspetterei 1000 anni per tornare sabbia. Aspetterei tutta la mia vita per mutare il mio ventre in verme e cercare ancora le tue viscere, ancora nella tua carne, lì, ancora lì,
deliziosa come una mummia defunta di regina egiziana. Titolo che è piuttosto originale. Io ho cercato di dare a questo progetto che si presta a tanto. La mia priorità era quello di dare un messaggio sociale, che era quello delle cluster bomb. Infatti il testo che dà il titolo a questo progetto è proprio Carne Ammalare, Cluster Bombs, cioè che letteralmente tolgono la carne. Qui invece ha un significato, che significa carne ammalevare, togliere la carne, anche in senso come abolizione della carne, sovvertire le gerarchie sociali, perché insomma nell'antichità era anche un modo far sì che l'oppresso prendesse anche le parti di chi dominava. Io questo sottotitolo, Il cammino, ci introduce invece poi a quello che il tema di fondo, no? Di sopra c'è il tema del viaggio, È un flusso continuo, tutti noi dal momento che nasciamo fino a quando moriamo siamo in cammino. Quindi non essere tanto, diciamo, dei viaggiatori né turisti, ma proprio dei camminatori. Il rapporto invece proprio tra il borgo e l'arte, e questa operazione di valorizzazione del borgo, tra l'altro riscontro in un orientamento diffuso a livello contemporaneo, anche a livello nazionale, come esempio qui sul territorio a Castelbasso, ma in generale nell'arte appunto contemporanea. Nasce in realtà come una sorta di frenesia di spazio, cioè è proprio questo, ci stanno legando anche lo spazio, qui ne avete uno bellissimo e siete fortunati, ma noi per esempio dalle parti nostre uno spazio del genere non ce lo potremmo mai permettere. Nel borgo, il borgo poi diventa una metafora di azzeramento totale, quindi proprio la rovina dalla quale poi rinascere. Questo lavoro, che come vedete abbraccia tanti aspetti, insomma, la sua ideazione, di sviluppo, che in realtà sono appunto più lavori insieme, cioè è difficile stabilire il confine, no? Dove finisce la performance, appunto, nel borgo, inizia questo allestimento, è appunto anche una poesia che si fa teatro, è una poesia che in realtà un importante saggista e critico italiano ha parlato per Dimitri di una definita poesia di reportage, che non so anche titolo rispetto a questa serata, che è un po' un'insolita definizione, in quanto reportage è una parola che riserviamo all'ambito giornalistico, quindi una poesia che ha appunto delle finalità di documentazione, quindi sociale. Sì, è un no? po' un'antitesi, nel senso c'è la poesia che è, diciamo, la massima espressione della soggettività, e il reportage che in definitiva si ricollega molto all'aspetto oggettivo. La puttana. Ho accarezzato la tua nuca, morbida, come quella di una madre. Sorridevi senza pietà e apatia a scoprirmi innamorato di te. Se ti avessi baciato, immaginata. Perché l'ho immaginata esattamente così? Un groviglio di capelli crespi, ricci da negra ripudiata, dopo un parto solenne di figlia di femmina. Occhi neri come petrolio, morbido come il sangue annerito sul suo ventre. L'ho immaginata così, a soffiare un bacio da lontano, da Damasco a Tiro, da Alessandria a Roma. Mi sono innamorato, Cecilia, distesa sul mio petto, a trovare l'unico scudo di fede, Dio. Anelito di rabbia, di veli turchesi e bianchi. Cecilia,
Dove mai sono sotterrate le tue ossa? Perché le tue poesie, che devo dire mi piacciono molto, godono di questa condizione, cioè di questa astrazione, di questa lontananza dall'epoca, dal momento, e di contro tu mantieni sempre questa preoccupazione invece di legarti a una contingenza, a un fatto. Di fondo viviamo la scienza, noi siamo anche frutto della scienza, e insomma, però dall'altro lato abbiamo bisogno di assoluto, quindi è questa molla continua che ci porta a vivere continuamente, quindi poi là sta la sensibilità dell'artista, che deve secondo me essere una sorta di messaggero dall'alto verso il basso, salire e scendere, salire come se fosse un messaggero. C'è un principio proprio scientifico, cioè quello della termodinamica, cioè che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Qui ci ricolleghiamo magari alle vicende personali che uno può vivere, ma anche di come caratterialmente può vedere il mondo. Carminare è stata una reazione all'aver vissuto un determinato ambiente. Quindi ho cercato di essere portavoce di una realtà, ma anche di un'astrazione. Poi comunque la poesia la fa la persona, e quella poesia è costituita da tanti elementi. Uno di questi elementi è il viaggio. Il viaggio sicuramente mi ha aiutato. Vivo questo continuo aspetto di vivere la realtà, però di astrarmi. E c'è chi vive, per esempio, la poesia intesa solo come astrazione, ma quella è una scelta. Cerco di vivere tutte e due le realtà. Questo è una mia. Ho detto, se devo propormi, perché poi comunque uno ci mette la faccia, cerco di farlo in questo modo, che anche io ho scritto dei testi che non ho pubblicato, che sono totalmente astratti, critici, quasi destrutturati, però quelli non li propongo perché almeno per adesso non sono io. Bisogna ben capire dove c'è la sostanza della poesia, cioè dietro l'essere criptico o l'essere ermetico in questo caso, cioè in poche parole che non si capisce nulla, c'è la sostanza. Oggi è diventato un po' una moda non essere capiti, quindi secondo me bisogna anche ritornare all'essere capiti e dire le cose come stanno. La mia via è quella proprio della realtà, ecco. Diversa per esempio da una invece dalla lezione sulla poesia che faceva un poeta cileno, mi sento Guidobro, che diceva che il linguaggio della poesia deve essere appunto quanto di più lontano esista dal linguaggio parlato, in questo senso. Ma sì, poi diventa chiaramente, bisogna ragionare sulla forma e sul contenuto, però bisogna anche ragionare sullo spazio e sul tempo, cioè comunque uno vive un determinato spazio e un determinato tempo. E se uno si esprime in un determinato modo, chiaramente senza dire fesserie, cioè c'è un messaggio condiviso e apprezzato, è giusto che si manifesti così.